Siamo tornati in studio, un altro candidato di Progetto Veneto Autonomo, Santino Bozza, circoscrizione Padova. Buongiorno. Buongiorno Santino Bozza, consigliere regionale uscente, pietra dello scandalo. Lei è leghista per tantissimo tempo, poi abbandona la Lega, adesso entra in Progetto Veneto Autonomo a sostegno di Alessandra Moretti. Com'è possibile? Intanto orgoglioso di essere sempre da una Lega che in questi ultimi anni non, si è dimostrato, non è rimasto niente della Lega se non il simbolo e il nome. Qual è la Lega a cui lei si è sentito di appartenere? La prima Lega, quella del 90, dal 90 al 2005. Quella di Bossi, quella di Emilio? Quella di Bossi e Emilio. Di questa Lega proprio non mi interessa. Però c'è stato per parecchio tempo, come mai? Cos'è che poi l'ha spinta a dire basta? Beh, sono entrato poi in Consiglio regionale e lì ho visto che la Lega, questa Lega, non mi apparteneva più, che aveva cancellato tutti gli ideali nostri, potere e basta. Poi ho visto anche che si sprecavano molti soldi. Io che vengo dal mondo del lavoro non mi sono sentito di tacere. Gente, consiglieri, assessori che vanno fuori a mezzogiorno a cene, a pranzi, a base di ostriche, di pesce, aragoste, e poi rientravano, si facevano rimborsare i soldi. Ho detto no, cari signori. E questa sua denuncia che cosa ha portato? Ha portato al controllo della finanza. Sono entrati in regione, hanno portato via tutto. E io sono fiero di questo. Qualcuno mi dice hai tradito? No, ho detto io non ho tradito nessuno. Lei era stato anche congelato da Flavio Tosi, quel Flavio Tosi poi espulso da Salvini. Certo, beh, lui è stato il primo, lui probabilmente non ha capito che faceva il lavoro sporco di Maroni e Salvini, quando ha mandato a casa tutti. Sì che è stato facile per loro mandare a casa Tosi dopo, non aveva più il suo esercito, è stato facile per Salvini e compagni farlo fuori. Quindi non ha nessun pentimento di non appartenere più? No, assolutamente, no? Fiero di essere entrato con la Moretti perché così posso continuare. E qual è il suo progetto, il suo ideale che dalla Lega si trasferisce al Partito Democratico? No, qua non si tratta, secondo me non vedo sinistra dentro la Moretti. Vedo ho visto gente brava, ho seguito anche in Consiglio regionale la minoranza che era la sinistra. Quindi lei vede una coalizione di governo eventualmente vincesse la Moretti? Certo. E qual è il vostro apporto? Lei perché ha detto di sì? Io ho detto di sì perché giustamente Moretti ha detto, non ho visto in questi 5 anni da parte di Zaia se non si è renate, a Chiar di Luna anche qualcuna, non ha fatto federalismo, non ha fatto indipendenza, non ha fatto autonomia, niente. Non sarà perché era magari schiavo delle decisioni di altri? Non è schiavo di nessuno, lui è un incapace secondo me, non è stato capace di fare il ministro. Parliamo delle cose costruttive perché il cronometro corre, le sue proposte? Le mie proposte sono, con la Moretti, ripeto, abbiamo parlato, giustamente dice noi siamo al governo, abbiamo modo di portare avanti noi in maniera più forte, quello che potrebbe essere già un primo punto, più autonomia al Veneto, più risorse al Veneto, è una delle cose importanti di far rientrare tutti quelle migliaia di imprenditori che sono andati via all'estero. Beh, ma dalla Carinzia mi pare che stiano rientrando, adesso non è più quel Bengodi che si diceva. Beh, hanno capito probabilmente che anche lì i problemi esistono e probabilmente con questo che noi stiamo dando adesso a loro, stiamo dicendo rientrate, che vedremo di abbassare la pressione fiscale e quant'altro. Hanno capito anche loro, poi abbiamo dato anche ai giovani che magari vengono assunti di non pagare per qualche anno. Quindi job sacket secondo lei è una cosa positiva? Secondo me è una cosa molto positiva. Lei è più autonomista o indipendentista? Inizialmente ero indipendentista. Sì, Pontida. Pontida, contatto con 1996. Certo, certo. Umberto Bossi. Però ho visto che anche i vecchi sono un po' lì, hanno un po' paura, no? Ma l'indipendenza è una parola grossa. È una strada possibile. L'indipendenza da cosa? Il Veneto diventa uno stato autonomo rispetto all'Italia. Io ho paura che non si riesca mai, nonostante la buona volontà che avevamo noi. Che però era questo il progetto. Era questo il progetto. Però visto che in 30 anni la Lega non ha fatto niente, una Lega che aveva milioni di voti, poi passati in mano a questi signori che non hanno più guardato ai problemi reali. Abbiamo visto Salvini sbarcare. Vabbè, ma questi signori da quanto tempo sono in Lega? Da tanti anni anche? Ma da 2 anni a questa parte hanno cambiato tutte le regole. Ma è cambiata la politica, è cambiata la Lega, è cambiata. Ma questo non è più Lega. Salvini che sbarca a Palermo, se si vede a Garibaldi lo prende a calcio in culo, scusa, sai. Non dica le parolacce. Non sono parolacce, le dice di peggio lui.
Sì, avrei redarguito anche lui se allora, fosse questa ripeto, tavola. Ripeto, è un uomo che è un uomo senza anima, io l'ho conosciuto, ha una cattiveria interiore e esteriore che è una roba vergognosa, è un uomo da dimenticare. E si guardino bene i veneti a votare questo signore che fa parte, secondo me, di una regione, secondo me la regione Lombardia, che secondo me è la regione più malavitosa dal malaffare d'Italia, per la cova, mafia e tutto. Speriamo che questo signore non rientri anche qua, perché allora diventa, va bene la Moretti, ha detto delle belle cose, ci ha convinti veramente. Insomma, lei crede che ci possa essere una svolta? Credo, perché è una ragazza tranquilla, non ha puzza sotto il naso. Io non ho più tempo a disposizione, ringrazio Santino Bozza, progetto Veneto Autonomo, circoscrizione di Padova. Anch'io ringrazio lei. Subito dopo la pubblicità, un altro componente di progetto Veneto Autonomo. Tra poco. Buongiorno.